Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale YouTube, benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Non so se avete visto la puntata della scorsa settimana nella quale abbiamo affrontato i metodi e i metri di giudizio per andare a scegliere il nostro flight controller e oggi chiaramente mi trovo a dovervi parlare di regolatori, o meglio chiamarli ESC, quegli apparati, quegli oggetti, chiamateli un po' come volete, che parlando alla nostra FC ci permettono di andare a compensare determinati movimenti o comunque andare a gestire la rotazione dei nostri motori. Non rientrerò chiaramente sul tecnico, ma andrò a farvi vivere con i miei occhi quelle che sono le decisioni e le scelte che io intraprendo quando vado a scegliere un modello piuttosto che un altro. Ovviamente, come per il flight controller, esistono tantissimi modelli per tantissime fasce di prezzo, quindi andremo senz'altro a toccare questo argomento, a capire quale brand è meglio di un altro, perché chiaramente questo è un altro punto da tenere in considerazione se parliamo di longevità, e come andarli a scegliere fisicamente in base al tipo di motore che vorremmo andare a montare sul nostro quadricottero, quindi sia esso a 4S o 6S, perché anche in questo chiaramente c'è qualcosa da dire, c'è qualcosa da scegliere e dobbiamo orientarci ad un modello invece che un altro. Quindi non continuo a fare chiacchiere inutili, perché direi di partire all'interno di questo video che probabilmente sarà un po' più breve del solito, non so, ce la metto tutta perché devo tornare a studiare, ma comunque cominciamo. Esattamente come abbiamo iniziato per i flight controller, direi di cominciare dal prezzo, perché le alternative ad oggi sul mercato sono tantissime e effettivamente anche rispetto a quando io ho iniziato sono molto più accessibili, molto più economiche, anche per chi ha tra virgolette delle finanze un po' più ridotte. Ultimamente devo ammettere che mi sto trovando molto bene con i Mamba F50 Pro. Ora, molto bene chiaramente per quello che costano, quindi per un prezzo sotto i 40 euro, che comunque vi consiglio di fissare come base, perché sui 25-30 euro purtroppo troverete delle alternative che prima o poi si bruceranno in volo o comunque non vi daranno una grossa affidabilità. Quindi chiaramente andrei a fissare il limite inferiore a 40-42 euro e intorno a questa fascia di prezzo esistono tantissime alternative. Come vi ho detto appunto i Mamba, ma si trovano tantissime offerte relative ai Techco. I Techco io li utilizzo ormai da quando sono usciti con la prima Cacute F4, ho avuto i 35A e adesso sto utilizzando i 40A. Devo dire che in qualsiasi condizione, anche le più estreme, anche di long range, anche con temperature sotto lo zero, non ho mai avuto alcun tipo di problema. Un'altra cosa che mi piace tantissimo di questi ESC è la quantità di rumore che producono, davvero molto molto bassa, il che facilita chiaramente anche il nostro video, che sarà privo di quelle righe fastidiosissime che molti di voi sono sicuro avranno. Certo, non è che solo con un ESC differente andrete a risolvere il problema, perché avrete senz'altro bisogno anche di andare ad inserire un condensatore, ma scegliere un ESC invece di un altro può effettivamente fare la differenza anche in termini di prestazioni che il drone ha in volo. Volendo fare un paragone tra due ESC che ho, ad esempio i Techco 32 40A, quindi quelli che per capirci vanno con lo stack HD F7, sono meglio dei Mamba F50 Pro, perché hanno meno rumore, mi piace molto di più l'erogazione e sono tra le altre cose più puliti quando vado su Flight One ad inserire D-Shot 64, che in realtà equivale a D-Shot 2400, quindi lo stesso di Kiss per capirci, mentre ovviamente i Mamba hanno delle prestazioni leggermente inferiori, li sento un po' più morti, non mi piace troppo come danno il gas anche a parità di motore. Quindi tra i due, ovviamente come scelta dei componenti, perché questo è importantissimo da parte dell'azienda, direi che i Techco sono l'alternativa migliore. Volendo poi parlarvi dei migliori ESC che io abbia mai avuto, chiaramente sono gli Hobbywing 60A. E molti di voi potrebbero effettivamente pensare che 60A sono tanti, e effettivamente sono tanti, non andrete mai, quasi mai, diciamo, ad utilizzarli, e adesso vi spiego il perché nella distinzione del 4S e 6S e anche come andarlo a scegliere in base chiaramente al motore che voi andate ad acquistare. Prima di acquistare il nostro ESC, la cosa da considerare è la tabella del nostro motore. Quindi dobbiamo andare sul sito del produttore, dobbiamo andare su Banggood, dobbiamo andare sul sito che ce li ha venduti e cercare quella tabella nella quale vediamo tutti gli assorbimenti con i vari voltaggi. Mi raccomando, perché questa cosa è molto molto importante. Chiaramente quella serie di test vengono fatti a banco, quindi non rispecchiano il consumo attuale, che solitamente è di 5-10 A inferiore quando stiamo volando.
Quindi se vi basate sul banco potrete senz'altro capire quale esca andare ad acquistare anche rimanendo tra virgolette larghi. Facciamo un esempio, voglio acquistare degli Xnova 2207 1800 KB, facciamo caso che siano 6S, sulla mia tabella io trovo scritto che assorbono 35 A, ok? E sono indeciso tra acquistare un ESC da 60 A e un ESC da 40-45. A questo punto interviene solo e unicamente il fattore prezzo, perché se i vostri motori sono indicati per 35 A, sicuramente al massimo in area ne andranno a consumare tra i 25 e i 28. Quindi sia che voi vi orientate sul 45 A che vi orientate sul 60, siete comunque coperti da una serie di ampere più che esagerati. Chiaramente vi ho detto che c'è una distinzione tra 4S e 6S. Perché questo? Perché i motori a 6S hanno bisogno di meno ampere. Non so quanti di voi siano familiari con un po' di elettronica, ma diciamo al crescere del voltaggio scende l'amperaggio, quindi il consumo che il nostro motore richiede all'ESC e alla batteria per andare a far volare il nostro drone. Questo significa che lo stesso motore, un Xnova da 1800 kV, andrà per esempio a consumare 25 A massimo e un 2600 kV a 4S andrà invece a consumare quei 5-10 A in più. Ecco, dipende chiaramente dal brand, perché in alcuni casi la differenza è un po' inferiore, in alcuni casi la differenza è un po' maggiore. Ecco, basatevi anche sulle tabelle. Io comunque, come vi ho già detto in altri 1000 video, vi consiglio di partire subito a 6S, perché al giorno d'oggi non ha assolutamente più senso passare per il 4S. Non è più una questione economica, non è più una questione di trovare componenti, ormai tutto supporta tranquillamente il 6S, quindi anche in un futuro potrete tranquillamente andare a cambiare i motori e partire subito con una build a 6S. Abbiamo quindi visto il prezzo, abbiamo visto il perché 4S e 6S, ma adesso vi do un consiglio basato sull'esperienza. Allora, io a 6S sto volando con 4 droni da 5 pollici. Uno monta degli ESC da 25 A. Su KISS io monto i 25 A e sono degli Xnova 2207 1700 KV e non ho alcun tipo di problema, giusto per farvi capire il discorso che facevo prima. Su altri due droni monto i Tecco da 40 A, monto i Mamba da 50 A e gli Hobbywing da 60 A. Chiaramente a livello prestazionale, ma non c'entra nulla l'amperaggio, sono meglio gli Hobbywing di tutti in generale, seguiti poi dai Tecco e seguiti probabilmente anche da altri brand che però non ho avuto il piacere di provare ancora. Quindi non fatevi impressionare dai numeri, perché si può volare benissimo anche con 25 A, che anche quando ho iniziato mi sembravano, diciamo, irrisori. Facciamo il processo mentale che sinceramente io vado a fare ogni volta, o meglio, tralasciando il fatto che io preferisca un brand o un altro, vado a prendere la tabella del motore, vedo quanti ampere sono. Ok, io la tabella non vado neanche più a vederla, vado abbastanza a colpo sicuro, però se dovessi andarla a fare, tabella dei motori, levo una piccola percentuale perché sono sicuro che in volo consumano di più e mi tengo un piccolo margine perché chiaramente non voglio che il mio ESC lavori sempre al massimo. Diciamo che al giorno d'oggi, per qualsiasi tipo di soluzione, sia essa 4S o 6S con più di 40 A, non ci fate assolutamente nulla. Una volta guardata la tabella e capito più o meno su cosa dobbiamo orientarci, a quel punto possiamo andare a capire il brand che dobbiamo acquistare anche in base al prezzo, ma solo dopo aver fatto questo, perché se noi ci basiamo unicamente sulla differenza di prezzo possiamo magari andare ad acquistare un prodotto che non rispetta i nostri requisiti. Andiamo a attaccare la lipo, facciamo 2, 3, 4, 5 batterie, dopodiché ci lamentiamo che è saltato un MOSFET e il nostro drone ha preso fuoco il nostro ESC, o nella migliore delle ipotesi è semplicemente caduto dall'aria e abbiamo sentito un po' di puzza di bruciato. Come vi ripeto sempre, non fatevi allettare dal prezzo assurdo. Se vedete un ESC a 25 €, vale 25 €. Non ci sono miracoli, nessuno vi regala niente in questo mondo, quindi vi consiglio di fissare quel margine che vi ho detto poco fa, quello dei 40 €. Ripeto, queste sono tutte esperienze vissute sulla mia pelle
E quindi spero che anche voi ne possiate fare tesoro e capire più o meno come mi sono orientato io in questi anni, anche perché mi è successo di bruciare ESC, mi è successo di sfasciare tutto, mi è successo che il quad prendesse fuoco, quindi penso di potervi dare delle esperienze di vita, delle esperienze di volo che magari un neofita, uno che ha iniziato da pochissimo, non ha. E in alcuni casi anche tanti sedicenti professionisti che invece vanno in giro a copiare video di altre persone, non sono in grado di darvi i consigli giusti e magari si orientano unicamente a quello che fa comodo a loro per i link affiliati, che dal mio lato esistono, sono qui sotto in descrizione, infatti vi lascerò 3 o 4 link di prodotti che assolutamente utilizzo, ma cercherei e vorrei che voi foste gli artefici del vostro drone e che possiate scegliere in maniera autonoma, seguendo un processo mentale, quello che è il prodotto che fa per voi. Io non sono assolutamente nessuno, ma sono uno che probabilmente in molti casi ha più esperienza e quindi, come un fratello più grande fa, cerca di indirizzarvi in qualche modo per farvi evitare di buttare soldi. E vi posso assicurare che nel tempo che io volo in FPV ne ho buttati una quantità che non riesco neanche più a contare. Detto questo, il video era stato molto breve, io ve l'ho detto. Purtroppo in questi giorni sono pieno di cose da fare, ho un sacco di esami all'università, ho delle cose al lavoro e quindi non sto riuscendo a portarvi il video il venerdì, sta uscendo quasi sempre il sabato. Spero che possiate perdonarmi e a fine mese cercherò in qualche modo di venirvi più incontro e magari pubblicare una serie di altri video, anche perché è arrivato un prodottino interessante di cui vedremo l'unboxing magari la prossima settimana o magari ve lo faccio vedere al volo anche adesso, e si tratta dell'iFlight Titan XL5. Aspettate che lo vado a prendere. Sono tornato. Questo qui lo apriamo, leviamo le istruzioni, leviamo le eliche che non userò mai, leviamo cavetti che non userò mai, questo lo userò, ma il drone in sé è questo e lo andremo a vedere in una recensione qui sul canale a brevissimo. Chiaramente datemi il tempo di provarlo, non sono riuscito ad andare a volare questo weekend, quindi un po' di pazienza che arriverà la recensione, ma sono fiducioso perché secondo me i prodotti di iFlight, come vi ho già detto, sono molto molto validi e realizzati molto molto bene. Se guardate questo Bind and Fly, devo ammettere che non avendone mai avuti, è un prodotto davvero molto interessante e anche lui mi pare monta esche da 40 A, volendo rimanere sul tema. Detto questo, io lascio l'iFlight qui e vi saluto. Fatto un casino, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere like se volete continuare a supportarmi, iscrivervi al canale, chiaramente ho bisogno di iscritti altrimenti non riesco a portarvi contenuti. Se volete acquistare uno degli ESC magari usate i miei link qui sotto in modo che io possa avere un finanziamento per poter andare ad acquistare nuove cose da farvi vedere. E niente, basta. Campanellina, l'iscrizione ve l'ho già detta. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò o Giacas FPV.